Questa macchina nasce per scommessa qualche tempo fa con mio fratello. Abbiamo corso per parecchi anni con le storiche, abbiamo girato i circuiti di tutta Europa, ma soprattutto abbiamo conosciuto tutta quella serie di artigiani che ci seguivano allora nelle corse. Dopo aver messo a posto qualcuna delle nostre macchine, per scommessa ci siamo chiesti: ma siamo capaci di costruire un'auto da soli, interamente a mano, come si costruiva alla fine degli anni 50? Questo è l'esempio. Siamo innamorati degli artigiani di quegli anni. In Italia eravamo i più bravi al mondo. Avevamo circa 500 artigiani che costruivano auto, chi in cantina, chi più o meno professionalmente, qualcuno poi è diventato anche qualche grossa realtà. Con questo esperimento abbiamo cercato di costruire come si costruiva allora, con la stessa manualità, con lo stesso gusto, con la stessa tecnica. Quest'auto è costruita a livello assolutamente artigianale, l'abbiamo costruita quasi in cantina, l'abbiamo costruita dove lavoriamo, noi facciamo impianti elettrici di professione e ci piace pensare che con gli impianti elettrici stiamo guadagnando i soldi, ma soprattutto questo ci ha permesso di investire in questa realizzazione. L'auto è stata costruita nella nostra sede. Gli interni sono da pura Gran Turismo degli anni 50, nulla di superfluo, un posto guida essenziale per correre, tutti gli strumenti davanti al pilota, il volante assolutamente in legno, il pomolo del cambio che è il pomolo storico e i sedili, i rivestimenti in pelle, unici al mondo. Forse neanche gli inglesi erano capaci di costruire gli interni in questo modo. Un paio di mesi fa abbiamo avuto l'opportunità di poterci iscrivere al concorso di eleganza di Villa d'Este. Abbiamo avuto la fortuna di essere stati accettati, non ci credevamo. I nostri concorrenti nella sezione prototipi e concept car erano Maserati, erano Aston Martin, erano Lamborghini, erano Volvo e presentavano quelle linee che saranno il futuro di quelle auto. Noi abbiamo presentato invece una macchina nella stessa categoria che rappresenta il passato di quelle auto, costruita oggi ma come si costruiva allora. Il successo è stato interessante, tant'è che abbiamo deciso forse che questo esperimento nato per scommessa possa tramutarsi in qualche cosa di più serio. Abbiamo deciso di creare una piccola serie di queste auto assolutamente artigiane, con l'aiuto di tutti quegli artigiani che ci stanno dando una mano.